Bentornate cari amiche e amici per un nuovo video su YouTube. Era un po' che non pubblicavo un video, mi pare fosse agosto quando ho fatto parapendio. Mi trovo sul Veliki Rob, in italiano Gran Ciglione, è un monte nei dintorni del Goriziano, si trova in Slovenia. Allora, questo video è innanzitutto per salutarvi e anche per fare qualcosa di positivo, ovvero dimostrare come salire, come scendere sul Veliki Rob. Allora, buon video, noi ci vediamo fra pochissimo. Allora, iniziamo questa camminata, passeggiata sul Veliki Rob. Oggi è il 31 dicembre 2018. È veramente un sacco che non faccio un vlog. Insomma, è stato un anno questo veramente impegnativo, con molte soddisfazioni, con molte sfide, con tantissimi impegni. Però alla fine sono veramente soddisfatto perché quello che sto cercando di costruire pian piano, con molta umiltà, con molto impegno, con molta costanza, sta iniziando a prendere una sua forma. Questa è la cosa più importante. Oggi è giornata così di relax e ho pensato che potesse essere una buona occasione per fare un vlog, per salutarvi. E chiaramente questo sarà il primo vlog del 2019. Insomma, vi ho sempre detto che la mia intenzione è quella di continuare a pubblicare dei video pian piano. Cercherò di organizzarmi al meglio per continuare a pubblicare. Una volta a settimana sarà veramente difficile, però insomma, almeno una volta ogni tanto salutarvi, sapere come vi vanno le giornate, come procedono le vostre vite, mi farà veramente piacere. Allora, beh, questi erano i convenevoli, un minuto e mezzo di convenevoli e continuiamo a salire verso la cima del Veliki Rob. Adesso stiamo percorrendo la strada napoleonica che ci porterà al primo punto dove farò effettivamente una sosta, che è il Sekulak in sloveno. E lì praticamente c'è un bivio che permette di arrivare sulla cima del Veliki Rob tramite due strade. Comunque, tanto per dirvi, guardate che spettacolo, a soli 15 minuti da Gorizia, guardate cosa c'è. E oggi c'è foschia, perché col sole è ancora meglio. Spettacolo, vero? Dai, avanti fino alla cima. Adesso ha deciso che è il momento di giocare col bastoncino mentre stiamo ancora salendo. Ma è più grande di te, andiamo, dai. Andiamo. Ma non vedi che è più grande di te? Dai, andiamo, dai. Ed eccoci arrivati al bivio del Sekulak. È stato bello faticoso perché c'è un tratto particolarmente ripido. Adesso da qui appunto scegliamo il percorso da intraprendere per arrivare in cima al Veliki Rob. E nella fattispecie noi adesso scenderemo lievemente qui sotto per poi appunto aggirare questa cresta e iniziare a salire su diciamo sul lato della montagna. Per quanto riguarda il ritorno invece, vabbè, ma poi lo faremo assieme. Si passa direttamente all'interno del bosco
e su questo sperone di roccia che vedete qui di fronte praticamente c'è il percorso che ci farà raggiungere di nuovo qui del bivio del Seculac. Questo è lo spettacolo che si può godere da questo bivio. Vi assicuro che dalla cima del monte è ancora più suggestivo. Siamo fortunati perché la foschia ha effettivamente un po' abbassato la guardia e se ne notate si riesce a vedere il golfo di Trieste, il mare e lì tutta quanta la laguna con la foce dell'Isonzo, il vallone delle acque, e invece le altre parti ci sono appunto le Giulie, e il San Gabriele, il Sabotino e il Monte Santo. Veramente un posto speciale. Io adesso faccio una breve pausa, faccio bere un po' Lilly e soprattutto mi mangio un'arancia. Finito di mangiare l'arancia e adesso stiamo proseguendo sul sentiero per arrivare sulla vetta del Veliki Rob. Nel caso vogliate provare questo tipo di escursione, questo tipo di camminata, vi consiglio di fare questo tipo di scelta. Il percorso più escursionistico tenetelo all'andata e prediligete il discorso di fare il percorso all'interno del bosco per il ritorno, perché appunto è più agevole, più semplice, molto più facile. Addirittura nel caso appunto non vi sentiste sicuri di camminare lungo sentieri leggermente esposti, fate sia andata che ritorno all'interno del bosco. È un'escursione che vale comunque la pena di provare ed è anche molto più tranquilla. Nel mio caso mi diverto tantissimo in questo tipo di percorsi, per cui ho deciso di fare, come vi ho detto, andata per di qua e ritorno all'interno del bosco. Siamo quasi, noi dobbiamo raggiungere quel punto lì e siamo praticamente arrivati, perché da qui si sta relativamente poco, penso un quarto d'ora e dovremmo essere in vetta. Ultimi metri e poi si arriva sulla cima del Veliki Rob. Fatta, quasi. Testa sulle spalle fino all'ultimo passo. Ci siamo, amici. Ultimi metri e siamo arrivati in cima. C'era anche un po' di neve. Ce l'abbiamo fatta.
ed ecco qui che ci accingiamo alla discesa. Sia io che Lilly ci siamo rifocillati, abbiamo fatto un paio di fotine e adesso iniziamo la discesa. Il primo tratto, ma proprio breve, sarà uguale a quello della salita, l'ultimo tratto della salita, e dopodiché invece ci addentreremo nel bosco. E sì, il percorso diciamo sarà molto più facile, molto più facile rispetto a quello dell'andata. Sicuramente meno suggestivo, perché non vi sono grandi scorci, grandi panorami da ammirare, però comunque una bella passeggiata all'interno di un bosco che, qualora qualcuno avesse piacere di poter fare, sa che tranquillamente è fattibile. Ecco, qui siamo giunti al, diciamo, bivio più importante, perché se seguite sulla sinistra farete il percorso dell'andata, che farlo al ritorno non è consigliabile, mentre tenendo la destra, quindi seguendo queste indicazioni, si farà il percorso all'interno del bosco molto più semplice, che è consigliabile per il ritorno. Come potete vedere, la passeggiata di ritorno è veramente in mezzo al bosco, per cui occhio sempre alla traccia e attenzione a seguire sempre questi segnali. Cerchio rosso con punto bianco. Bisogna fare attenzione a non perdere la traccia, perché un attimo poi trovarsi smarriti e dover appena ritornare sul sentiero a cercare la traccia. Allora, la mia cagnolina pensa di essere un alano, evidentemente, e gioca sempre con bastoni che sono tre volte la sua stazza. Percorso per scendere, per tornare verso Vituglie, c'è questa splendida chiesa che dà sulla vallata per questo spettacolare paesaggio, panorama. Per me questo vlog finisce qui, io vi auguro uno splendido 2019 e ci rivediamo col prossimo video. Allora, se vi è piaciuto, mi raccomando, iscrivetevi al canale e commentate per farmi sapere cosa ve ne è sembrato, se voi avete delle escursioni che preferite, delle montagne sulle quali andate lì nelle vostre zone, e soprattutto mettete un bel mi piace a questo video per aiutarmi a farlo conoscere. Allora, noi ci vediamo al prossimo video, è sempre un piacere stare con voi e buon 2019. Ciao ragazzi e ragazze.